interessante tutto quello che si dice sulla difficoltà dell'Europa di riconoscere in modo pieno la presenza religiosa dell'Islam. Se uno va a vedere poi concretamente come sono state costruite le nuove moschee in tutta Europa, e anche in Italia, anche se siamo ancora molto in ritardo rispetto ai numeri tedeschi, francesi e inglesi, ci si accorge che lo stile architettonico, i luoghi e il modo con cui sono state costruite ci fanno capire che sì, ci sono conflitti, ci sono tensioni, ma l'Islam europeo prende forma. Nelle religioni l'occhio vuole la sua parte e quindi questa presenza di moschee fatte in modo anche esteticamente bello, come fanno abituare l'occhio di un europeo che mediamente non è abituato a vedere altri simboli religiosi se non quelli cristiani, a familiarizzarsi con questa presenza. E la cosa importante è capire qual è l'impatto di questo nuovo panorama di moschee nel tessuto urbano, perché le società ad elevata densità religiosa, di cui l'Islam è una parte, sono anche società che devono produrre non solo lotte per il riconoscimento, ma anche metodi per accettarsi nella diversità.